Buongiorno bambini. Buongiorno Juan. Cos'è? Cosa vuoi? Niente, dico, siamo pronti per iniziare a leggere le letterine, Juan? Ma no, non sono Juan. Chi sei, scusa? Ma sono Vittorio Guanarbi, il critico d'arte. Che? Vittorio Guanarbi, il critico d'arte. Ma sei sorda? Ah, il critico d'arte. Ah, perché sì, perché cosa c'è? Cosa c'è da dire? Critico d'arte. Cosa ridi? Ma cosa? Si può sapere, Juanino, perché ti sei messo in testa di essere il critico d'arte? E soprattutto perché devi rispondermi in quella maniera lì? No. Vuoi fare il critico d'arte? E va bene, fallo, ma stai tranquillo. Benedetta ignoranza. Oh. Benedetta caprezza. Senti, non offendere, ma, perché... ma tu non lo sai che per fare il critico d'arte bisogna strillare, insultare la gente, essere sgarbati, antipatici. Ma non hai visto Vittorio Sgarbi? Ah, lui, a forza di trattare male tutti, è diventato anche deputato. Sa, se mi ci metto io... Minimo divento ministro. Guarda, se per questo, visto la tua arroganza, puoi diventare anche presidente della Repubblica. No, quello no, perché poi mi tocca mettere tutte le picconate e il piccone pesa. va bene, lasciamo perdere. Invece... Leggiamo la letterina, Bravo, bravo, voglio metterti alla prova. Veniamo. Perché la letterina di oggi, che ce la scrive... Anzi, ce la scrivono... Riccardo e Chiara. Chiara, 6 anni, e suo fratellino. Scusa, ma che schifezze stai facendo? Pulisco gli occhiali. Ah, e ci sputi dentro? Vabbè, cosa fa se non è?